Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Sabato 3 gennaio, buongiorno dalla redazione. Stati Uniti in apertura, il presidente americano Barack Obama ha dato l'ok per imporre sanzioni alla Corea del Nord a causa degli attacchi di hacker contro la Sony attribuiti dall'FBI a Pyongyang. Anche se l'FBI continua ad indagare, ha detto il segretario al tesoro Jack Lew, questi passi mettono in evidenza che impiegheremo un'ampia gamma di strumenti per difendere le aziende e i cittadini americani e per rispondere ai tentativi di indebolire i nostri valori e minacciare la sicurezza nazionale, ha precisato. In Libia invece almeno 18 persone, 17 soldati e un civile sono stati uccisi da miliziani armati in un attacco contro un posto di controllo a Jofra. Lo ha detto un portavoce militare imputando la strage a terroristi che controllano aree desertiche nell'interno del paese. L'episodio è l'ennesimo nella catena degli scontri che imperversano nella Libia del dopo Gheddafi. Uno dei leader di Al-Qaeda, invece, Abu Anas al-Libi, catturato con un blitz dai Marines a Tripoli nell'ottobre del 2013, è morto per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute mentre attendeva il processo a New York per gli attentati alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania nel 98, lo riferiscono i media americani. Al-Libi, il cui vero nome è Nazi Abdul Hamed al-Rukai, soffriva di cancro al fegato in fase avanzata. Il suo avvocato Bernard Kleinman ha detto che le condizioni del suo assistito si erano sensibilmente deteriorate nell'ultimo mese e che l'uomo 50 anni è morto in ospedale nell'area di New York. Un giudice federale di Manhattan aveva fissato la selezione dei giurati per il suo processo per il 12 gennaio e aveva rifiutato di separare il caso di Al-Libi dagli altri due coimputati nonostante le sue condizioni di salute. Questa era l'ultima notizia. L'informazione torna alle 11 circa. Vi auguro una buona giornata.